Vite spericolate. Anni 90. Michael Hutchence e Paula Yates. Storia di un amore estremo. Il 22 novembre del 1997 Michael Hutchence, leader degli NXS, venne trovato morto in una stanza d'albergo a Sydney. La giornalista televisiva Paula Yates, madre di sua figlia, si rifiutò di credere alla tesi del suicidio, insistendo sul fatto che la scomparsa del compagno era stata dovuta ad un gioco erotico di asfissia andato a finire male. Distrutta dal dolore, la donna gli è sopravvissuta solo altri 3 anni, morendo nel 2000 all'età di 41 anni a causa di un'overdose di eroina. Il triangolo Yates-Hutchence-Geldof, Bob primo marito di Paula, è stato al centro di un acceso dibattito dell'opinione pubblica nel Regno Unito e in Australia, a causa della battaglia legale tra Paula e Bob per la custodia delle 3 figlie, Fifi, Peaches e Pixie, e poi per il presunto tradimento di Michael con la modella Elena Christensen, fin dall'inizio della loro relazione. virginradio.it. Durante il suo matrimonio con Geldof e dopo diverse altre relazioni, Paola si innamorò di Hutchence in modo devastante, diverso. Si incontrarono per la prima volta nel 1985, quando Paola lo intervistò per il programma televisivo The Tube. All'epoca lei e Geldof stavano insieme da 10 anni, avevano già una figlia, ma non erano ancora sposati. 9 anni dopo, durante una seconda intervista per il talk TV Big Breakfast, Paola era diventata moglie e mamma di altre 2 figlie, ed Hutchence era una divinità del rock, con una serie di fidanzate glamour, tra cui Kylie Minogue e Belinda Carlisle. Mentre Geldof, sotto la veste di stella del rock, era in realtà un uomo ragionevole, responsabile e socialmente motivato, Hutchence era una rock star in tutto e per tutto. E questo intrigava molto Yates, tanto che, un anno dopo quell'intervista, Paula lasciò Bob, buttandosi a capofitto nella sua nuova vita con Michael. Gli accordi per la custodia di figli avuti con Geldof andarono avanti negli anni e Paola rimase incinta e diede alla luce Irani Tiger Lily, figlia di Hutchence, nel luglio del 1996. Qualche mese dopo, mentre lei e il compagno erano via con Tiger, la tata a casa con Fifi, Peaches e Pixie trovò una scorta di eroina e di oppio nascosti in vaschette per dolci, insieme a foto sessualmente esplicite. Paola e Hutchence insistettero sul fatto che la droga era stata piazzata lì da qualcuno e che la loro casa era stata messa sotto controllo. La battaglia per la custodia delle figlie di Paola con Geldof si intensificò. Ed Hutchence cominciò a temere che Tiger gli potesse essere portata via.
Secondo amici della coppia, Hutchins voleva rompere con Paola, ma non sapeva come tirarsene fuori. Quando si recò a Sydney nel novembre 1997 per un soggiorno di 3 mesi, Hutchins si aspettava che Paola e le ragazze lo seguissero, ma così non fu a causa dei problemi di custodia delle figlie della Yates in corso. Michael si infuriò, chiamò Geldof e imprecò contro di lui. Nella sua dichiarazione alla polizia, Paola lo descrisse come spaventato perché non poteva sopportare un minuto di più senza la sua bambina.